Buongiorno, innanzitutto grazie per l'invito, mi dispiace di non essere lì oggi. Grazie mille da parte di Odiare Ti Costa. Io sono Maura Cancitano, sono cofondatrice di Odiare Ti Costa insieme a Katie La Torre, che è un'avvocata attivista per i diritti LGBT. E l'idea di questa iniziativa nasce dal fatto che io come filosofa e lei come avvocata ci rendevamo conto di quanto fosse enorme, sempre più forte il fenomeno dell'odio sul web. Quindi abbiamo lanciato questa iniziativa perché volevamo fare qualcosa e volevamo dire che se si scrivono commenti di odio, se si scrivono discorsi d'odio online, questo non può rimanere impunito e se si è vittime non si può pensare di dover metabolizzare quello che si riceve, ma bisogna avere degli strumenti di tutela. Le vittime devono essere tutelate. Per questa ragione abbiamo cominciato a ricevere le segnalazioni, a chiedere che ci segnalassero commenti di odio. Abbiamo ricevuto 100.000 segnalazioni in pochissimi mesi. Siamo trusted flagger di Facebook, collaboriamo con vari social network per capire come funziona il sistema delle segnalazioni e aiutare le persone che non hanno ricevuto risposta nelle segnalazioni o hanno ricevuto una risposta negativa. Accogliamo le persone, diamo degli strumenti, delle letture giuridicamente orientate in modo che le persone sappiano quali possono essere gli strumenti di tutela. Facciamo delle cause pilota in modo da cambiare quello che in Italia è la percezione su questo fenomeno. Ci sono tanti modi per contrastare il fenomeno dell'odio online. La vostra carta delle responsabilità è bellissima e noi la firmiamo veramente molto volentieri. Ci sono tanti attivisti, tante attiviste, tante associazioni che se ne occupano. In questi mesi io sono stata tantissimo in giro, credo di aver parlato con quasi tutti i soggetti che in Italia si occupano di questo. Siamo stati ospiti anche a Bruxelles alla conferenza Silence Hate organizzata dalla Federazione Europea dei giornalisti. Cerchiamo veramente di parlare con più persone possibile e crediamo nella collaborazione. Questo fenomeno si può contrastare solo se mettiamo insieme l'aspetto culturale e l'aspetto legale. Quindi da un lato educazione digitale che è sempre educazione alla cittadinanza digitale, perché anche sui social network siamo cittadine e cittadini, e aspetto legale perché ci vogliono degli strumenti di tutela e ci vogliono delle leggi che descrivano questo fenomeno. Le leggi che ci sono già possono essere estese, ma in realtà ci vuole qualcosa di specifico per contrastare questo fenomeno e per fare in modo che esista, che quindi venga dato uno status di realtà. Per questa ragione abbiamo salutato come dire, in modo positivo l'iniziativa sulla commissione contro l'odio lanciata da Liliana Segre, e questo perché questo fenomeno dell'odio sul web e fuori dal web esiste ed è un odio di ritorno ed è qualcosa su cui si deve veramente riflettere tutti insieme, tra filosofi, sociologi, giuristi, psicologi, esperti di informatica. Ci sono veramente tante competenze che si devono mettere insieme. Più siamo, meglio è, più riusciamo a contrastare il fenomeno, quindi complimenti per quello che state facendo perché è importante, cerchiamo veramente di trovare aspetti diversi su cui agire, ma la cosa veramente importante è andare nella stessa direzione. Grazie.